L'Italia sede sta dell'Elmo di Scipio. La partita più bella non prevede gol e parate per i quali esultare, ma tanti sorrisi da portarsi a casa come un dono. Del resto, quando a vincere la solidarietà, il merito è di tutti, anche di tifosi dal cuore grande come quelli iscritti allo Juventus Club Gianni Agnelli di Cerignola. La tradizione delle calze da regalare ai più piccoli e a chi soffre nei giorni durante i quali si celebrano tutti i santi e si commemorano i defunti è stata rispettata anche questa volta. Il piccolo regalo, che però ha restituito un grande sorriso, è stato consegnato ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale di Cerignola e ai pazienti dell'unità operativa di fibrosi cistica. A rendere ancora più lieto il pomeriggio, in un giorno di festa trascorso però in ospedale, i volontari dell'associazione SOS Sorriso che hanno animato il momento della consegna dei doni con canti e balli. Per lo Juventus Club Gianni Agnelli di Cerignola questo è solo uno dei tanti appuntamenti di solidarietà inseriti in un ben più ampio progetto beneficenza, voluto dal presidente Gianni Pugliese e sostenuto da tutto l'apparato organizzativo del club, grazie all'impegno di Andrea Padovano. Noi come club non è il primo anno che facciamo queste cose, perché per la solidarietà sono 2 o 3 anni che stiamo facendo tante cose. Infatti quest'anno doneremo anche un defibrillatore a un'associazione che ci sono le ambulanze. Poi come al solito faremo sempre, per quanto riguarda le suore di San Domenico, le suore di Buon Consiglio, e sono 2 anni che ripetiamo le stesse cose all'ospedale qui di Cerignola per quanto riguarda i bambini che non possono uscire, donargli questa calza, che è giusto anche loro usufruiscono di questa cosa, perché il club non è solo vedere la partita. Il club, abbiamo sposato questo progetto insieme agli altri soci di fare queste iniziative perché sono bellissime. Il prossimo appuntamento è quello del Natale. Anche in questo caso allo Juventus Club Gianni Agnelli uniranno tradizione e solidarietà grazie alla collaborazione delle attività commerciali che doneranno abbigliamento e generi alimentari da consegnare alla Caritas diocesana. Bevi uno champagne, prendi quello che vuoi.